Archiviato il pari del Massimino contro la Juve Stabia, il Catania guarda avanti. Al match di domenica Siracusa contro l'Acragas. Lucarelli e i suoi non vogliono smettere di crederci ed in città i tifosi si dividono. Il Catania ha sprecato troppe occasioni, speriamo che ce la possa fare, però che il Lecce faccia ancora passi falsi la vedo dura. Qual è il giocatore secondo te che può essere decisivo in questo finale nel Catania? Speravo fosse Russotto, ma nell'ultima partita ha giocato malissimo, e credo che potrebbe essere Mannè. Io do il 20% massimo. Il resto tutto il Lecce? Addirittura, sì, addirittura presumo che le partite che restano, diciamo, possono ancora danneggiare la classifica, perché Matera, Rende e Trapani non sono gli ultimi arrivati. E l'ha dimostrato, diciamo, domenica scorsa contro la Juve Stabia. Il Catania ce la può ancora fare secondo te per la promozione diretta, oppure il pareggio con la Juve Stabia è un po' complicato? Un po' complicato le cose, però la speranza è l'ultima a morire. Speriamo anche che il Lecce faccia un altro passo falso. Più che altro vedo che sia possibile salire tramite playoff comunque. Ormai il Lecce credo che sia comunque più spinto rispetto al Catania. Però diciamo che con le battute di arresto che ha avuto il Lecce, il Catania ha anche sprecato qualche occasione. No, io ci credo a Catania, perché comunque è una buona squadra e gioca bene, però ultimamente ci sono rimasto male perché potevamo vincere contro la Juve Stabia, però lo 0-0 non me l'aspettavo. Sì, ancora ci sono comunque 5-6 partite se non sbaglio, quindi 4 partite. Quindi ci sono ancora 15 punti, 12 punti. Quindi. Il Catania sì, ce la fa. Ha le qualità, la formazione giusta, non è come quella dell'anno scorso e quindi ce la faremo, tranquillo. Il Lecce ora perde. Lucarelli deve fare giocare di più a Russotto, secondo me è il giocatore giusto. Come Ripa non è male.